In tanti, sempre di più, anche stasera, hanno parlato della ipnosi regressiva, vedere chi eravamo, andare a cercare chi eravamo, eccetera. Sì, a me mi hanno detto che ero un cavaliere danese, in due persone diverse, quindi probabilmente lo sono. Buonasera, Red Ronnie. Perché la gente non se ne accorge. Oh, mamma, la gente non si accorge che loro vogliono isolarci. Chi? Vogliono dividerci. Sì, vogliono disperderci. Ma chi sono loro? Tant'è che fanno gli ascensori col cartello che ci terrorizza. Quale? Cosa c'è scritto negli ascensori? Portata massima 4 persone. Sì, ma è una cosa tecnica. Solo 4, capito? Sì. Non di più. Ma è tecnica. Perché a loro la massa, la forza del gruppo li spaventa. No, è che proprio se no, siamo tanti non ci possono controllare, allora ci dividono. Sì, ma non c'entra l'ascensore. Sinistra, Green Pass, non Green Pass. È vero. Bagno uomini, bagno donne. No, cosa c'entra? Quello è una cosa. Io in una vita passata, che me l'hanno detto ben 2 persone, sono stato un cavaliere danese. Ah sì? Ah, all'epoca mi ricordo che si cagava tutte insieme, non c'erano divisioni. Vabbè, ma il potere ci temeva perché cagavamo tutti insieme. È sicuro di questa cosa? Perché se siamo tanti facciamo paura. Sì. Per questo vogliono che facciamo meno figli. No, aspetti. Infatti, hanno messo in giro che cosa? Cosa? Il virus dell'eiaculazione precoce. Non è un virus, è una disfunzione. Per far vivere noi maschi con l'ansia di prestazioni. Ma non l'ha messa in giro. Io di là c'ho un archivio pieno di figure di merda che ho fatto io. Senta, non perché ci interessa. Perché io le cose le so. Io ho vissuto tante vite. In una, per esempio, questo me l'hanno detto in 4. In 4, prima era in 2, adesso in 4. Sono stato un arciere fenicio. Ah, arciere fenicio? Sì, solo che lo sono stato durante la seconda guerra mondiale. Urca! Per cui io avevo le frecce e l'arco, loro c'erano i fucili, mi hanno fatto un culo così. Ma infatti. Mi hanno crivellato. Ma in realtà sono morto solo perché mangiavo male. No, perché se avessi mangiato i ceci, la verdura, non sarei morto. Non l'avrebbero crivellata, certo. Mangiavo male, avevo le difese immunitarie sotto zero. Certo. Capirai, avevo mangiato pollo a pranzo. No, adesso non è che un pollo. Comunque è stato un disguido di dimensione. Ecco, capita, va bene. Capita, perché io lo so che nelle dimensioni capita. Ma io adesso dico che ho avuto dei contatti con Jimi Hendrix, diciamo dall'altra dimensione. Questi due qui chissà cosa dicono, quindi è inutile affrontare l'argomento. Sì. Perché le dimensioni sono tante, milioni di milioni. Sì. Non c'è solo questa in cui ci siamo ora. No, ecco, infatti questo è interessante, no? Ciao Marilyn. Chi? Sì, fai pure. No, ma non mi serve stasera al phon, tranquilla. Con chi parla? Chi è che le deve dare il phon? Chi era? Chi parla, ride, no, ma scusi. Con Marilyn Monroe. Ma dov'è? Ma no. Perché io qua c'ho un portale energia. Sì, ce l'ha lì vicino. Che immagino. Mette in comunicazione questa dimensione con quella dove lei. È una bella fortuna. Solo che voi non la potete vedere perché il sistema dice che se la vedi sei pazzo. E non ha tutti i torti, ma... L'universo sta pensando tutto. Dio sta pensando tutto. Allah sta pensando tutto. Horus sta pensando tutto. Yemaja sta pensando tutto. Giove sta pensando tutto. Chiamalo come vuoi. Buddha sta pensando tutto. Chiamalo come vuoi. Ma per fortuna c'è Brahmaputra. Ah, Brahmaputra. Che pensa tutto. Sì, il solito. C'è Gong. Il giro delle divinità. Dio cinese. Che pensa tutto. Sì. C'è Gna. E chi? Divinità norrena. Chiamalo come vuoi. Ma c'è Pangu. Che pensa tutto, capito? Vabbè, diciamo che ci sono le divinità. Loro scrivono sui treni non sporgersi dal finestrino. Certo. Perché? Come perché? Cosa non vuoi che io veda? No. Cosa hai paura che scopra? No, aspetti un attimo. La lavatrice l'ho inventata apposta in laboratorio così le donne non stanno più insieme al fiume a parlare. Ma meno cosa male. C'era di più bello? Le donne che stavano così a parlare. Siamo, è il progresso. E anche quello, per quello si fanno meno figli, perché tu vedevi la donna chinata, lavare a 90. Va bene. Io lo so perché in una vita passata sono stato una federa bagnata. Addirittura. Anche i monopattini sono stati creati per farci stare soli. Ma no. E l'unico contatto umano che hai è col pedone che ti manda a cagare. Sì, ma i monopatti. Nopri. Cosa c'è? No, prima? Cosa dice? No, Prince. No, Prince. No, c'ho Prince di là. Ah. Non mettertici anche tu. Adesso basta, per favore. Ma parla anche con Prince? Sì, perché ho la cantina nell'altra dimensione piena di roba sua. Mi ha detto appoggio della roba un paio di giorni qui e cazzo non lo vedo. Invece sono 3 mesi che c'è ancora la sua ciclette Fremmer. La ciclette di Prince. Perché io le cose di Prince le so. Le sa, va bene, ci fidiamo. Ma c'è la Trimurti. Chi è? Cos'è? Che pensa tutto. Cos'è la Trimurti? Che sono Brahma, Vishnu e Shiva. Loro pensano a tutto. C'è Gozutenno. Chi è? che pensa tu, che non conosciamo, ma io in un'altra vita sono stato in India 300 anni fa, facevo il tranviere. Solo che ero disoccupato perché 300 anni fa i tram non c'erano ancora. Ma infatti, quindi... E allora mi aggiravo per i villaggi e guardavo, osservavo. E tutti mi urlavano Gozutenno, Gozutenno. E io guardavo e sorridevo, li salutavo. Solo al pronto soccorso ho scoperto in un secondo momento che Gozutenno, oltre che divinità, vuol dire anche occhio all'elefante con l'erezione dietro di te. No, no. Io direi in archivio, c'ho tutte le lettere dell'elefante che ancora mi scrive. Ciao fratelli, la puntata finisce qui. Ora vi lascio alla confessione di Peter Gomez, che tra l'altro come ospite ha proprio Red Ronnie. Probabilmente ci sarà anche Vishnu, che pensa tutto. Ci sono queste situazioni in cui non viene dato spazio a tanti medici che a casa, con le cure domiciliari, hanno guarito tutti i loro pazienti, anzi sono stati sospesi e li sto intervistando. A me non interessa poi molto parlare se il vaccino funziona o no, perché sono perfettamente convinto, e lo era anche Beppe Grillo, perché Beppe Grillo nei suoi, c'è un video che sta girando molto, io quello spettacolo l'ho visto, io ho iniziato, pensa, a dubitare dei vaccini dopo che ho visto uno spettacolo di Beppe Grillo, dove mi faceva vedere che questo è il vaccino e qui finisce il virus, però dici guardate prima, c'era già una curva discendente, precipitosa, quindi il vaccino è arrivato alla fine e Beppe Grillo mi ha messo in me il dubbio del vaccino, poi lui è cambiato.